E mi può venire a montare internet dentro casa? Ma certo, glielo metto proprio lì, accanto alla lavastoviglie, così appena finisce di farsi i piatti si può fare una bella navigata. Ciao a tutti, sono Grizzly, il vostro tecnico informatico di fiducia. Ogni giorno ho a che fare con tantissimi clienti, ma in realtà i clienti dei negozi di informatica si possono catalogare in tre categorie ben distinte. Nella prima ci sono quelli che pretendono un PC gigantesco, ipertecnologico, di quelli che all'Agenzia Spaziale Europea non sono ancora sicuri se possono permetterselo. Che poi gli chiedi: scusi, ma per curiosità a che cosa le serve? Guardare le foto degli amici su Facebook. Wow! Beh, anche io per cambiare una ruota alla macchina invece del Cric uso una bella gru da cantiere. Questi li riconosci subito, ci hanno almeno 6 cellulari, tutti in grado di fare circa 2 o 3 tipi diversi di caffè per ciascuno, e che quando gliene squilla uno ci mettono 3 minuti per capire qual è, anche perché di solito hanno tutti la stessa suoneria, quella preimpostata di fabbrica, e poi impiegano altri 2 minuti per capire come si fa a rispondere strisciando il dito da tutte le parti. Seconda categoria, l'estetica sopra la funzionalità. Bellissimo! Tutte le lucine colorate! Mi artistico! I miei amici impazziranno di invidia! Ma non so nemmeno se funziona, lo usavamo per tener ferma la porta quando c'è giro d'aria. E questi sono pure più convinti, eh? Sì, che poi ci faccio quel progetto inutile vendendo flauti canadesi made in China in imitazione di legno d'acero e faccio un sacco di soldi. Guarda, vuoi fare soldi con questo computer? Vendilo al miglior offerente! E poi la terza, la mia preferita. Ti dicono che non capiscono niente di informatica, ma poi infilano termini tecnici a caso e, se possibile, massacrano anche l'italiano. Una volta un cliente mi chiese: la stampante ha anche il gancio? Guardi, ci sono ad aghi, a getto d'inchiostro, a laser, ma sinceramente di stampanti a pugni non ne ho mai viste. Ciao a tutti e alla prossima!